Ci sono momenti in cui bisogna dimenticare di essere nel nuovo millennio, tra computer che ti leggono nel pensiero ed auto che si guidano da sole. Sentire il rombo di vecchie due ruote costruite dalle sapienti mani e non da catene di montaggio computerizzate ti fa tornare in mente cos'è la storia, ti suggerisce che forse ci sono cose ed emozioni che non potranno morire mai. Solo meccanica, metallo e volontà umana, niente elettronica. Un vigoroso colpo di pedale ed il motore comincia a ruggire, come volesse ricordare a tutti che lui c'è, che è ancora vivo, che non può morire. Ed allora si prendono queste emozioni, i rumorosi cavalli di vecchie glorie a due ruote, la voglia di stare insieme dei centauri, un percorso di 180 km tra le splendide valli dell'Appennino modenese, l'impegno degli uomini del Motoclub Mutina, la collaborazione dei comuni attraversati dal corteo, risultato, 14ª edizione della cavalcata dell'Appennino per moto d'epoca. Siamo con Alvaro Ricci, una delle menti del Mutina Motoclub, che ha permesso lo svolgimento di questa inusuale, diciamo, ma caratteristica manifestazione. Da dove è partita l'idea? Ma l'idea è partita da due amanti delle moto d'epoca, il signor Prato e il signor Manfredi, e avevano già organizzato un certo numero di queste manifestazioni, e siccome il numero dei partecipanti cominciava a diventare abbastanza consistente, siccome il signor Prato è un nostro socio da tanti anni, ha chiesto la nostra collaborazione. Noi siamo stati ben felici di dargliela e, come potete vedere, questo penso che sia il risultato più evidente. E la manifestazione è giunta alla 14ª edizione, i partecipanti sono ben felici di parteciparvi perché organizziamo delle bellissime gite e soprattutto anche sotto un aspetto gastronomico finora tutti sono stati contenti e felici di parteciparvi. Domenica mattina, ore 8:15, cominciano ad arrivare i primi partecipanti. Il cielo è grigio, promette pioggia, saranno certo le ire degli dei pluvi a fermarli. Tra tutti i mezzi, alcuni saltano subito all'occhio come nonnetti della manifestazione. Siamo con il signor Quattrocchi Francesco, proprietario di questa bellissima moto. Ce la descrive un po' sotto l'aspetto tecnico e storico. Dunque, è una moto come epoca del 1928, e diciamo che è una Terrò, intanto per cominciare, è un 350, valvole laterali, e cambio separato, lubrificazione a perdere. Diciamo che era una moto da gran turismo per l'epoca, ovviamente. Il fatto stesso dei copertoni grossi, questo dà l'idea, diciamo, di un certo tipo di comfort per l'epoca, perché chiaramente adesso ci sono sospensioni di un certo tipo, allora il comfort era dato da, diciamo, dal copertone, dallo spessore, da un piccolo aiuto che poteva essere, diciamo, dato da quello. Niente, la moto arriva quasi ai 70 all'ora, peccato che non freni, per il resto è un gioiellino, insomma. Io l'ho trovato in Francia, erano dei vigili francesi che loro ci giravano dopo la guerra, comprata là e portata in Italia. Sono innamorato perché è come una moglie. Tra i rombi di queste vecchie glorie noi siamo andati a pescare questo sidecar Guzzi, Moto Guzzi, che è del signor Lotti Americo. Mi parli un po' di questa meraviglia. L'ho trovata tanti anni fa, l'ho rimessa a posto perché era bruttina, e poi ho girato per 35 anni. Quest'anno l'ho rimessa nuova perché ne aveva proprio bisogno. Il carrozzino l'ho fatto l'anno scorso e la moto l'ho fatta quest'anno. Vespa e Lambretta. Questi due nomi riportano alla mente gli anni 60, quando vespisti e lambrettisti erano le fazioni che spaccavano in due i giovani dell'epoca, che si sfidavano a colpi di gas ovunque ve ne fosse la possibilità. Il signor Giorgio è vespista. Sì. Il signor Gianni è lambrettista. 45 anni che siamo amici. Amici, quindi non vi guardate in cagnesco? Mai. Io avevo la Lambretta. E c'era un altro nostro amico che lui aveva la GS, facevamo sempre la corsa. E il vincitore chi era? Vabbè, la GS io avevo uno, era più piccola della mia, in gelata, avevo 125. No, mi dava la paga in terza lui. Io in quarta è sdraiato e lui mi dava la paga in terza. In salita la Vespa andava più forte perché aveva una concezione dei rapporti che era diversa. Invece nella distesa, nella pianura, la Lambretta andava più, a parità di cilindrata la Lambretta andava più forte. Però avevano, sì, le caratteristiche che uno dice: a me piace la Lambretta e lei mi piace la Vespa. Poi si resta amici per tutta la vita, perché poi ci si ritrova dopo 40 anni con Telemodena.
che la passione per le moto non ha età, che l'amore per le due ruote non ha tempo, trova testimonianza nel signor Ennio e nella sua moto Guzzi. 85 anni è il decano di questa manifestazione. Forse sì, io credo di sì. Quanti anni è che va in moto? Sono 70 anni. Lei da quando ha 15 anni va in moto? Anche prima ho incominciato. Ha cominciato anche prima? Perché il babbo mi caricava sul serbatoio della moto e mi faceva guidare a 10 anni. E lei non ha ancora voglia di smettere di andare sulle vecchie due ruote? No, le due ruote sono la mia vita. E se mi fermo, mi fermo perché non ne posso più. Poco dopo le 9 i motori si accendono e con la scorta della polizia stradale, di un'ambulanza di volontari della Croce Blu, che fortunatamente non sono mai dovuti intervenire, e degli uomini del Motoclub Mutina, sempre attenti ad indirizzare il gruppo e pronti ad intervenire in caso di qualsiasi problema, il gruppo, ben 153 partecipanti, si mette sulla strada, un lungo serpentone di storia in movimento verso la prima tappa della cavalcata, il comune di Guiglia. Prime impressioni dopo il primo tratto? Bellissimo, bellissimo, piace moltissimo. Le impressioni sono buonissime, mi sono divertito come tutti gli anni e niente, non altro da dirle. L'organizzazione è buona, tutto posto. E l'associazione turistica Proloco ed il comune hanno offerto un primo rinfresco ai motociclisti nella piazza del municipio, fatto che dimostra l'interesse della cittadina nei confronti della manifestazione. Come ha reagito il comune di Guiglia a questa divertente, diciamo, manifestazione della cavalcata in Appennino delle moto storiche? Ma mi auguro nel modo migliore, ecco, anche se 15-20 giorni fa abbiamo fatto un raduno di auto d'epoca. Quindi questa è la manifestazione DOC per continuare un rapporto col passato che crediamo Guiglia debba contribuire. Giusto una sosta per rinfrancarsi e poi via di nuovo attraversando il comune di Zocca, una veloce puntatina nel bolognese passando il comune di Casteldaiano per poi ritornare nel comprensorio dell'Appennino della provincia di Modena passando per Montese, mentre il cielo continuava a peggiorare e le nuvole si caricavano di pioggia. Nonostante questo, i vecchi cilindri delle due ruote ruggivano sempre più forte e appena attraversato Montese, giù in picchiata verso Pavullo e verso il giusto riposo del pranzo al ristorante La Vecchia Quercia di Pavullo. Qualcuno ha avuto dei problemi tecnici, ma la tenacia dell'uomo e del mezzo hanno prevalso sulla sfortuna. Ce l'abbiamo fatta! Ma ho perso di tutto, ho perso la leva del freno di dietro, di tutto. Cioè, comunque è arrivata qua. No, per adesso siamo arrivati, poi c'è da arrivare fino a Modena. Adesso dobbiamo rimontare tutto, poi dopo proviamo ad andare giù perché con solo il freno davanti è stato un miracolo gli ultimi 2 chilometri. Durante il pranzo, in tipico stile modenese, a base di tortellini ed arrosto, sono stati premiati i proprietari delle due moto più vecchie che hanno preso parte alla cavalcata, il signor Francesco Quattrocchi, con una Terpo TMS 350 del 1928, ed il signor Federico Vigarani, con una Peugeot P107 del 1929. Premiati inoltre gli agenti della Polizia Stradale ed i volontari della Croce Blu che hanno accompagnato la manifestazione e il proprietario del ristorante La Vecchia Quercia. Una volta terminato il pranzo, bevuto un veloce caffè, magari accompagnato dal canonico grappino, asciugati i selini delle moto che durante la pausa pranzo avevano dovuto sopportare una pioggia incessante, di nuovo in marcia verso l'ultima tappa. E quale arrivo migliore, dopo il giro panoramico che ha fatto attraversare tutte le valli dell'Appennino, se non nella splendida cornice paesaggistica delle Salse di Nirano? Presso la trattoria da Guido, l'arrivo finale ed un rinfresco offerto dalla trattoria stessa, che ha visto tutti i partecipanti sprecarsi in brindisi di felicità, sorrisi e promesse, tutte uguali. L'anno prossimo ci sarò di nuovo. Si è divertito lei? Molto, è mica il primo anno che lo faccio, io l'ho sempre fatta. Quindi tutte le 14 edizioni lei ha fatto? Sì, tutte. Quindi anche l'anno prossimo lei tornerà ovviamente con la sua moto. Positivo. Io tutti gli anni la vengo a fare, ho una piccola moto qua, se era di mio padre, loro l'ho sempre usata, così. La giornata com'è stata? È stata bellissima. La rifarà anche l'anno prossimo? Senz'altro, solo che posto vengo. Acqua, neve, ghiaccio, sole, tempesta, non ho mai sbagliato un giro. Modestamente, la cavalcata dell'Appennino è nata da un'idea mia di Manfredi Alessandro e tutti gli amici qua. Sì.
siamo partiti in una trentina e poi nel 96 eravamo a quota 400. A questo punto abbiamo smesso e l'abbiamo passata al Mutina, che la porta avanti egregiamente bene, sì, sì. E devo dire che sono stati bravissimi nel riportarla avanti. Sono veramente stati bravi. Quindi l'appuntamento è per l'anno prossimo. Sì, sempre, sì, sempre sì. Per l'anno prossimo. A meno che lui là ci venga a chiamare. No. E la felicità degli organizzatori è espressa dai ringraziamenti di Alvaro Ricci. Come è andata il bilancio? Purtroppo siamo giunti alla fine. Il bilancio direi che tutto sommato è positivo. E per quanto mi riguarda, per un mio personale commento, è positivissimo. I partecipanti alla cavalcata mi hanno manifestato anche loro il loro ringraziamento per come è andata la cosa. Direi che meglio di così non poteva andare. Nonostante il tempo inclemente, avete visto anche voi la schiera di partecipanti. Io vorrei ringraziare soprattutto tutti coloro, gli sponsor praticamente, che ci hanno dato una mano e ci hanno permesso di organizzare questa cavalcata, le forze dell'ordine che ci hanno garantito il passaggio e ci hanno seguito per tutto il percorso, la Croce Blu che ci ha assicurato l'assistenza con l'ambulanza e soprattutto tutti coloro che ci hanno offerto questi magnifici rinfreschi e soprattutto i partecipanti, perché penso che senza di loro questa manifestazione non possa esistere. Grazie veramente di cuore a tutti e a questo punto non ci resta che, visto la soddisfazione che riceviamo, rimboccarci le maniche e cominciare a preparare per l'anno prossimo. Le protagoniste indiscusse della giornata comunque sono state le motociclette Moto Guzzi, BMW, Gilera, Lambrette e Vespe, per citare le marche più conosciute. Loro hanno cantato e cinguettato per tutta la giornata. Dovunque passassero, il rombo si diffondeva per tutta la valle. Loro sono il frutto della passione che spinge i loro padroni a sfidare le strade più tortuose, le salite più impervie, i climi più proibitivi. A loro, giustamente, spetta mettere la parola fine a questa edizione della Cavalcata dell'Appennino. Basso di statura, nuvolari e al di sotto del normale. Nuvolari e a 50 kg d'ossa, nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari alle mani come artigli, nuvolari.